Amici di Sport Perugia TV, eccoci tornati per una nuova puntata della nostra rubrica sul Perugia Calcio. Oggi, come vedete, sono solo per una puntata veloce di presentazione di quello che sarà il match di domenica 25 agosto fra Perugia e Chievo. Inizia ufficialmente il nuovo campionato nella stagione 2019-2020 in cui si incamminerà il Perugia di Massimo Oddo. Dicevamo appunto, il primo appuntamento è al Curi contro il Chievo, quindi una neoretrocessa dalla Serie A, un appuntamento che presenta già numerosi stimoli. Per quanto riguarda la probabile formazione non dovrebbero esserci grosse novità per quanto riguarda il Perugia. Oddo potrebbe riproporre almeno dall'inizio il 4-3-2-1 modulo ad albero di Natale e avremo probabilmente buon aiuto dall'inizio al posto di Capone. Fernandez ha avuto qualche problemino negli ultimi allenamenti ma non è niente di che, si dovrebbe riprendere per la gara d'esordio in campionato. In porta avremo quindi Vicario con la difesa da destra a sinistra, Rossi, Jomber, Sgarbi e Di Chiara, quindi sarà ancora rimandato probabilmente l'esordio dell'ultimo arrivato Gabriele Angella. A centrocampo avremo Carraro in regia, Falzerano e Dragomir ai loro lati, abbiamo detto dietro l'unica punta Iemmello, Bonaiuto e Fernandez. Arbitra Ivano Pezzuto di Lecce, un arbitro che è quasi un portafortuna per il Perugia. Si incontreranno per la 18ª volta Biancorossi e Pezzuto domenica sera. I precedenti sono di 6 vittorie per il Perugia, 7 pareggi e 4 sconfitte quando ha incrociato l'arbitro salentino. Ironia della sorte, anche l'anno scorso Pezzuto ha diretto la gara di esordio dei Grifoni in quel di Brescia quando assegnò il rigore, insomma quasi allo scadere, trasformato poi da Vido per quello che è stato l'1-1. Per quanto riguarda invece i precedenti col Chievo sono solo 6 per una storia abbastanza recente, quella fra Grifoni e Clivenzi. Ci sono 3 vittorie del Perugia, 2 pareggi e una sconfitta. Curiosità, l'unica sconfitta riguarda proprio l'ultimo precedente, quello del 2004, quindi dell'ultima annata di Serie A del Perugia, quando i Clivenzi riuscirono ad espugnare il Curi per 2-0. Andiamo invece a dare uno sguardo a quelle che sono le notizie di mercato, un mercato del Perugia che è un po' in stand-by dopo l'arrivo ormai ufficializzato di Gabriele Angella. Fa fatica a muoversi sia in entrata che in uscita. Infatti il Benali dovrebbe rimanere probabilmente solo un sogno, almeno fino a questa sessione estiva. Il Crotone fa muro, il Perugia per scardinare questa resistenza dovrebbe presentare un'offerta che attualmente non può permettersi, a meno che di una cessione importante. Chiaramente abbiamo fatto già i nomi di Dragomir e Melchiorri, che sono probabilmente gli unici due giocatori più che hanno più mercato, che sono più appetiti anche in Serie B ed in Serie A, chiaramente, per Dragomir. Invece Raffaele Bianco, destinato al Cosenza, per il momento rimane, la trattativa sembra essersi arenata. Abbiamo parlato anche di quelle che possono essere probabili alternative nel centrocampo. Gustafsson rimane un'idea, ma probabilmente potrebbe concretizzarsi solamente negli ultimissimi giorni di mercato. Per il momento si pensa a Ingelsson, che è un giovane dell'Udinese che ha segnato proprio al Perugia in quella che era stata la gara di Coppa Italia nefasta, persa per 8-3, ormai circa 2 anni fa, quando proprio sulla panchina dell'Udinese sedeva Massimo Oddo. Per il momento sono queste le novità che riguardano il Perugia Calcio. Noi vi diamo appuntamento per la puntata di commento che si avverrà probabilmente tra giornate di lunedì e martedì. Tornerà Danilo Tedeschini, il maestro di Sport Perugia TV, con i suoi commenti sempre ficcanti, precisi.
Non resta che insomma darvi appuntamento sulle pagine Facebook e sul canale YouTube di Sport Perugia, ricordandovi che andiamo in onda anche sul canale 14 ETV Umbria. Grazie!